Saluti ai telespettatori, il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, è ospite di tema su Teleacras. Alla data di registrazione dell'odierna puntata di tema, il pomeriggio del 28 dicembre 2018, il Consiglio Comunale di Agrigento ha appena approvato il bilancio di previsione per il 2018. Si tratta di uno strumento contabile da approvare in teoria al 31 marzo dell'anno la cui spesa si intende prevedere. Problemi organizzativi e soprattutto l'incertezza sulla entità dei fondi a disposizione tra trasferimenti statali e regionali rende sempre impossibile il rispetto di tale tempistica. Pertanto il bilancio di previsione anche del 2018 si riduce ad una ratifica di un bilancio più che a un'approvazione. E soprattutto si riduce ad una ingessatura dell'attività di spesa finanziaria che sconta inevitabilmente la particolare congiuntura difficilissima che la municipalità agrigentina sta vivendo, il comune sta vivendo da diversi anni, ma che si è inevitabilmente acuita con l'armonizzazione contabile. Quell'armonizzazione contabile che sta mandando in dissesto tanti comuni, perché è un po' una sorta di cruna del lago dove la storia amministrativa, contabile, lo scialacquo anche della vicenda amministrativa del passato, ma di tutte le municipalità, sta in qualche modo passando proprio attraverso questa cruna e, come si dice, tutti i nodi vengono prima o poi al pettine e stanno venendo al pettine. Cioè, quando nel 2015 ci insediammo, trovammo un avanzo di amministrazione di 50 milioni di euro. Esisteva? No. Nel senso che si fece un riaccertamento straordinario previsto per legge alla vigilia dell'introduzione dell'armonizzazione contabile e si scoprì che piuttosto che 50 milioni di euro di avanzo avevamo 34 milioni di euro di disavanzo, quindi una forbice di 84 milioni che è un mare, che è un'immensità rispetto a quello che è il bilancio del comune. La tua domanda può essere immediatamente: ma ha riguardato solo Agrigento? No, proporzionalmente ha riguardato tutti i comuni che hanno dovuto fare i conti con l'armonizzazione contabile. Però mentre alcuni comuni dove poi nel tempo si sono insediate nuove amministrazioni hanno scelto la via comoda di dichiarare dissesto e cantarla a chi c'era stato quantomeno nell'amministrazione immediatamente prima, senza rendersi conto che il riaccertamento straordinario di fatto raccontava la storia degli ultimi 30-40 anni delle municipalità piuttosto quello delle ultime amministrazioni, e si è andato al dissesto qualche volta anche in maniera azzardata o alla chetichella, e quindi come vera scelta deliberata. Qui invece è accaduta una cosa diversa, cioè dall'anno 2008 Agrigento si parla di dissesto sostanziale, non dichiarato, ma un dissesto che c'era, e nel tempo si è andati avanti. È evidente che l'armonizzazione contabile ha fatto venire tutto a galla, per cui ulteriormente si è visto qual era la portata. Non c'era stato un vero e proprio risanamento e la condizione che si sta vivendo in questi tre anni è stata di una spesa totalmente ingessata. E la risposta è: cosa avete fatto? Mi pare di poter dire che, benché il bilancio abbia scontato questa difficoltà, che continua a scontare, e non è detto che il dissesto sia definitivamente scongiurato. Abbiamo messo in campo tutte le necessarie attività, dalle misure correttive. Il rischio che con il 2019 si vada a una fase di riequilibrio, ad una fase seria di riequilibrio, perché sul rendiconto ci sono degli squilibri già annunciati, e tutto questo però non ha inciso dal punto di vista della capacità di investimento del comune, perché ricordiamoci, i fondi catturati da una serie di bandi, io dico catturati perché oggi non si può dire ottenuti, devi muoverti con uno spirito competitivo con altre amministrazioni, con l'intero sistema,
per fare in modo che tu possa vincere dei bandi e utilizzare risorse per fare gli investimenti nella tua città. È quello che in questi anni abbiamo fatto con i vari progetti girgenti, Piazza Concordia, Villa Seta e via di questo passo. Peraltro, in riferimento alla manovra nazionale adesso all'esame della Camera, sempre in riferimento alla data odierna di registrazione della puntata di tema, dopo l'approvazione in Senato, tu, sindaco di Agrigento, Firetto, hai espresso delle riserve, soprattutto in prospettiva di trasferimenti ancora nei confronti dei comuni e quindi anche della città di Agrigento, di attenzione del governo nazionale verso gli enti locali che sono la linfa vitale, il tessuto di coesione sociale, attenzione, di coesione sociale. Dici una verità che è appartenuta non solo alla mia presa di posizione, ma che in qualche modo è stata una sorta di martellamento solidaristico tra tanti sindaci in Italia. Lo ha fatto il sindaco di Pesaro, l'ha fatto De Caro, il presidente del Lanci, sindaco di Bari, cioè l'abbiamo fatto tanti sindaci, in particolare di città capoluogo. Ma io in questo vorrei essere assolutamente laico. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che questa manovra, che ormai non sarà più modificata dal governo, determina due cose. È brutto dirlo perché è antitelevisivo, ma tecnicamente va spiegato e va detto. Cioè i comuni debbono appostare rispetto a quelli che sono i propri crediti che hanno nei confronti dei terzi, il cosiddetto fondo svalutazione crediti. Questo fondo svalutazione crediti percentualmente è andato crescendo negli anni. Questo accade da quando c'è l'armonizzazione contabile. Per intenderci, in questo momento, nonostante le gravi difficoltà finanziarie del comune, noi abbiamo un fondo svalutazione crediti messo da parte di 13 milioni di euro, che magari non sarà bastevole rispetto al rischio che alcuni di questi crediti dovranno essere stralciati. Però questo è, ai 13 milioni di euro. Questa manovra cosa fa? Aumenta ulteriormente la percentuale del fondo svalutazione crediti. Quindi tu hai risorse ulteriormente che devi congelare e lo fai erodendo l'attività di servizio al cittadino, di tappatura delle buche delle strade, di tutti quelli che sono i servizi al cittadino, non solo di quelli a domanda, ma di quelli collettivi. L'altro dramma realizzato da questo governo riguarda invece l'aspetto dell'anticipazione di cassa. In questo momento tutti i comuni italiani hanno una facoltà di accesso all'anticipazione di cassa che è di 5 dodicesimi. Il governo con questa manovra lo ha ridotto a 4 dodicesimi. Cosa significherà questo? Per tanti comuni, siamo tutti in una condizione di difficoltà finanziaria, ci sarà in corso del 2019 il grave rischio di non pagare gli stipendi ai propri dipendenti, oltre che di non pagare non solo alcune forniture essenziali che appartengono ai servizi collettivi. E questo è un rischio non lontano, è un rischio assolutamente concreto che ci auguriamo il 2019 possa in qualche modo scongiurare, se ed in quanto nascerà un'azione da parte del governo che metta una pezza a questo svarione che, secondo noi, lo dico da componente dell'ANCI, del direttivo ANCI, che secondo noi il governo ha realizzato. Però anche qui torno al tema della laicità, vorrei dire che non è solo un tema di questo governo. Ma ricordiamoci anche il governo Gentiloni, non è che ci trattò meglio. Cioè il governo Gentiloni ha raggiunto l'accordo con i sindacati sul nuovo contratto del personale degli enti locali e anziché questo aumento che ha riconosciuto giustamente ai dipendenti comunali, non è che ha appostato delle risorse aggiuntive, ha detto: io vi aumento lo stipendio e le indennità accessorie, i soldi chi ce li mette? Fateveli dare dai comuni, senza un incremento dei trasferimenti. Per Agrigento cosa ha significato, tanto per dirla chiara? Per Agrigento ha significato 800.000 euro annui che gravano sul bilancio con un tratto di penna al quale tu non hai partecipato a realizzare.
Ecco, questo che cosa significa? Significa che nel tempo, mentre lo Stato ha partecipato al risanamento della finanza pubblica in una quota che potremmo dire di due, che le regioni hanno partecipato in una quota del 2,1, i comuni, la brutalizzo così e la dico in maniera anche rozza, hanno partecipato per una quota di 15-16, perché è stato molto agevole spostare tutto verso la periferia, e questo evidentemente sta consegnando la condizione che in questi anni abbiamo vissuto, negli ultimi anni, degli enti locali. Quanti comuni sono andati in dissesto nel 2019? È una quota sempre, sempre crescente. E quelli in piano di riequilibrio, un'immensità, e andrà avanti così, perché non è che ci sono delle manovre secondo le quali tu migliori la struttura, il castello della finanza locale. Qui anzi ti muovi sviluppando ulteriormente un appesantimento su quelle che sono le realtà municipali. Poc'anzi hai citato la capacità degli strumenti contabili, nonostante le ristrettezze, a produrre investimenti, nel senso della cattura, hai usato il termine cattura, di bandi. Più nello specifico, nel 2018, di quali bandi si tratta, di quale fondamenta sono state posate in riferimento a evoluzione degli stessi bandi? Ecco, questa è la buona notizia, cioè avevamo vinto il bando Girgenti per la realizzazione del progetto Girgenti, che era il bando periferie, e il progetto Girgenti adesso è stato finalmente rifinanziato dopo la battaglia dei sindaci nei confronti dell'attuale governo. L'altro che vedrà la luce sono certamente il progetto Concordia, cioè a Villa Seta quell'intervento dell'ordine dei 2 milioni di euro. Vedrà la luce il quadrivio Spina Santa, proprio in queste ore mentre noi parliamo ci sono le determine dirigenziali per gli impegni di spesa a valere sul 2019. Vedremo realizzata qualche area utile all'interno del centro storico, del nostro centro storico, che è stata particolarmente compromessa nel tempo. Penso ad esempio alla realizzazione di via Cesare Battisti, dove abbiamo una pavimentazione e una condizione di decoro complessivo che certamente non è collegata con il resto della via Atenea, e questo lo faremo con risorse proprie. Cioè, da questo punto di vista vedremo finalmente completato Piazzale Giglia, che era un residuo di finanziamenti di precedenti bandi, e poi ancora avremo finalmente, potremmo cominciare a mettere mani su quel grande ginepraio che ha caratterizzato Agrigento nell'antichità, la Cragas, cioè eravamo individuati come la città dell'acqua, e il grande Feace ne fu in qualche modo il regista, colui che sperimentò questo grande sistema che ci fu invidiato nell'antichità. Quindi alcuni ipogei, grazie a questo contratto aperto, potranno finalmente essere visitabili, e si potrà cominciare, diciamo, l'attività di consolidamento che da decenni e decenni ormai Agrigento attende. Adesso ci sono le risorse, e quindi è un percorso che avviamo sin dal 2019 e che certamente per i prossimi 5 anni vedrà la luce, così come recuperiamo quella cisterna al di sotto del viale, della quale in tanti credo siamo innamorati, questo particolare posto che ha una particolare suggestione, perché vedere le radici degli alberi, dei ficus del viale, che fanno un salto di 7-8 metri nel vuoto e poi si riconficcano sul terreno ancora a livello, diciamo, dell'inizio di Via Europa, per intenderci, credo che sia una cosa veramente suggestiva. Poi ci sono delle iscrizioni all'interno, e questo si recupera. E poi, pur nella condizione particolare di difficoltà finanziaria, noi stiamo andando avanti su un importante progetto che è il futuro della nostra città per i prossimi 20 anni, certamente. Secondo quella logica non guardo all'indomani se hai una scadenza elettorale, ma guardo a lasciare dei segni che possano restare, che è Agenda Urbana. Diciamocelo,
e una quantità di risorse molto imponenti, e Agrigento, anche questo credo che sia un buon dato, Agrigento è il comune capofila in Sicilia. Ed è un'attività di monitoraggio continua che stiamo sviluppando e che si muove su diversi assi, su quello della mobilità urbana, con interventi di mobilità urbana, su un intervento sociale per recupero di sacche di povertà e di vecchie e nuove povertà, ed è anche un progetto complessivo che prevederà una serie di interventi infrastrutturali che vanno svolti in un ragionamento di condivisione con i quartieri e quindi con la città. Sarà l'anno che vedrà finalmente realizzare la misura 966 che, per la quale candidammo il quartiere di Villaggio Mosè. Mi riferisco alla piazza antistante la chiesa del quartiere, del nucleo storico del Villaggio Mosè, dove sono stati fatti alcuni interventi grazie ad associazioni d'intesa con il comune, ultimamente il parco urbano, per intenderci il parco di Alice. Ecco, questo intervento ulteriore ci consentirà di migliorare la piazza e dare senso di piazza, di agorà, che obiettivamente nel tempo si è perduto, diventando esclusivamente un'area di parcheggio. Penso che tutto questo significhi, in un tempo di risorse veramente difficili da ottenere e che non sono mai a pioggia, credo che sia una marcia in più che si mette accanto a quelle attività di riqualificazione pubblico-privato che già sono state messe in orbita. L'evento amministrativo, prettamente amministrativo, sicuramente più caratterizzante, il 2018 è stato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'introduzione della raccolta differenziata. Se adesso lei, tu, Sindaco Firetto, ritornassi indietro nel tempo, come se registrassimo l'odierna puntata di Tema agli inizi del 2018, a gennaio 2018, nel febbraio prossimo, rilanceresti la raccolta differenziata, sì o no? E poi, la rilanceresti allo stesso modo, nel senso della modalità, quindi con il porta a porta, dispendioso, faticoso, oppure magari col senno di poi adottereste degli accorgimenti, ad esempio le campane di quartiere, se non proprio condominiali, per la raccolta degli rifiuti differenziati? Ma credo che questo sia, io sono uno tra quelli, quelle persone che ritengo che è cosa buona e utile, quando fai degli errori, dirlo immediatamente: hai combinato degli errori, poi magari aggiusti. I fatti raccontano che dal punto di vista finanziario e dal punto di vista, diciamo, anche poi dell'esito finale, l'aver lanciato la raccolta differenziata in quel modo era qualcosa di assolutamente corretto. Lo dicono oggi le vicende che appartengono ai comuni e di cui danno conto, conto la stampa, i comuni di Palermo, il comune di Catania, gli altri comuni capoluogo che sono tutti dietro Agrigento, il comune di Trapani. Che cosa è accaduto? Se noi avessimo continuato con quel sistema, non tanto l'indifferenziato, ma intanto quello delle raccolte a campana, che non hanno assolutamente successo perché creano discariche ulteriori nelle città. La domanda può essere: ma continuiamo con un'aliquota che butta nei sacchetti? Sì, ma vai a vedere cosa significa le campane quando tu non hai responsabilizzato ciascun cittadino sul tema della differenziata. Sono andati tutti a gambe per aria e hanno dovuto aggiustare il tiro. Le campane possono avere senso quando hai case sparse, per cui limitatamente a case sparse non puoi realizzare il porta a porta spinto, perché lì è impossibile, è esageratamente costoso, e a quel punto devi ripiegare sulle campane, cosa che noi facciamo, e attraverso l'apertura di una serie di isole ecologiche faremo in quella logica di work in progress e di miglioramento continuo. Però se non avessimo fatto il porta a porta spinto, cosa sarebbe accaduto? Intanto non avremmo raggiunto il 70% di differenziata, il che significa che in termini di costo in discarica noi non avremmo avuto
oltre un terzo di risparmio del, cioè il costo attuale che sosteniamo per i conferimenti è al di sotto mediamente di un terzo rispetto a quello che pagavamo prima come indifferenziato, quindi è un'enormità. Nel frattempo sono accadute alcune cose, cioè la Regione non ha fatto quello che da tempo diciamo, lo dicevamo io e Fontana già nel 2015, lo abbiamo ripetuto nel 2016 con grande attenzione di stampa regionale, e oggi cosa si manifesta? Si manifesta che per esempio l'indifferenziato tuo con la chiusura di Siculiana dove lo mandano? Ce lo mandavano a Enna, adesso hanno chiuso a Enna, ce lo mandano a Bellolampo, con un incremento di costo che è spaventoso, per cui cosa sta accadendo? Che noi stiamo erodendo quel risparmio che tutti noi agrigentini abbiamo fatto grazie alla differenziata. Per colpa di chi? Per colpa dell'assenza delle piattaforme regionali che non ci sono messe a disposizione. E quindi se non l'avessimo fatto in questo modo e non avessimo raggiunto il 70% di differenziata, oggi che cosa sarebbe accaduto? Che dovevi aumentare le già alte tariffe della nettezza urbana di oltre il 40%, assolutamente insopportabile rispetto al già elevato, diciamo, livello delle tariffe, e avresti ancora ulteriormente ridotto la percentuale di riscossione perché molti non l'avrebbero pagata. Quindi avremmo fatto default inevitabilmente sia come sistema. Per cui è stata una scelta più che appropriata, e non è l'attaccarsi la medaglia, abbiamo raggiunto il 70% di differenziata, è il riverbero che sul piano dei costi questo ha significato. Poi la differenziata è un processo che va sempre più migliorato, adesso abbiamo il nuovo contratto, siamo nella fase di start-up, come si dice. È prorogato, prima a settembre, poi a dicembre? No, non c'è nessuna più. A marzo? È finita la proroga, no, non c'è più proroga. E quando entrerà in vigore? Il nuovo contratto prevede i 120 giorni della start-up. Noi già nel mese di marzo dovremmo essere nelle condizioni di avere in pieno livello, a pieno regime, l'attuale contratto, e quindi aver attivato una serie di isole di prossimità nell'ambito del nostro recinto urbano e nello stesso tempo delle isole ecologiche, per cui quell'idea secondo cui io non voglio fare la differenziata a Mastello e mi sposto verso isole ecologiche, quello si può fare, in quella logica di un sistema che va in avanti. Ora, ribadisco, non è una bandiera iridata, il sapere che Agrigento è la prima città capoluogo della Sicilia per differenziata, non è merito dell'assessore Amel, non è certamente merito di chi parla, il merito è degli agrigentini, che la differenziata l'hanno fatta e l'hanno fatta diligentemente, hanno colto la sfida, ed è una sfida che ha portato il risultato voluto. Il comune di Agrigento come vive l'esperienza sicuramente negativa attuale di Girgenti Acque? A prescindere dall'interdittiva antimafia, il collasso anche economico, strutturale della società, il commissariamento attualmente ad opera di Gervasio Venuti, ma vi siete mai riuniti attorno a un tavolo? Avete pensato se collassa effettivamente Girgenti Acque e il sistema privato di gestione del servizio idrico, potremmo anche rischiare, tra virgolette, di riassumere noi il servizio? Sareste in grado? Ma come è noto, direttamente ai comuni, secondo le norme vigenti, non lo possono assumere. Quindi questo mi pare che sia... Riassumere nel senso di affidarlo poi a vostra volta? Cioè l'ATI può affidarlo o un'altra società che non si chiami Girgenti Acque ma che si chiami Ruopolo and Hydro, oppure la può ad una società, diciamo, in house. Però questo non risolve, né l'AUS né un altro gestore diverso da Girgenti Acque risolve il tema di fondo di cui abbiamo diversamente parlato anche negli studi di Teleacras per tante volte. E i nodi vengono sempre anche in questo caso al pettine, perché giocare la partita del rinvio continuo non porta da nessuna parte. Andiamo con ordine. La legge Galli ha individuato l'ambito, chiamiamolo così, ottimale.
In quest'ambito ottimale ci facevano parte una certa quantità di comuni, comuni che avevano l'acqua e comuni che non avevano l'acqua. Agrigento non aveva l'acqua e fa parte dell'ambito, Porto Empedocle, Favara e tanti altri non hanno l'acqua, mentre ci sono dei comuni che l'acqua ce l'hanno, Vivona, Santo Stefano, Burgio, Menfi, altri comuni che hanno l'acqua. Il senso della Galli che cos'era? Metto a sistema dentro questo bacino tutte le aree territoriali di modo che nasca quell'idea di concetto vero pubblico dell'acqua, per cui l'acqua è di tutti e si mette a disposizione del sistema. Cos'è accaduto? Al di là del gestore privato o non privato, lato idrico si è costituito, nel tempo vinse molti anni fa, noi non c'eravamo, vinse questa gara la Girgenti Acque, e però Girgenti Acque cosa ha dovuto fare nel tempo? Ha dovuto fare servizio per una serie di comuni, sostanzialmente quelli che l'acqua non ce l'hanno, Agrigento, ribadisco, Porto Empedocle, Favara, Sciacca, acquistando l'acqua sostanzialmente da Sicilia Acque all'ingrosso, ad un elevato prezzo. I comuni che l'acqua ce l'avevano, Vivona, Menfi, Santo Stefano e compagnia cantando, non hanno conferito le reti, cosa che doveva essere fatta, e si sono trattenuti l'acqua. Morale che il povero, tanto per dire, di Vivona paga, il ricco di Vivona paga l'acqua per un prezzo molto ma molto più basso di quello che invece non accade al povero di Agrigento, quindi alla faccia dell'acqua pubblica. Cioè il criterio dell'acqua pubblica, al di là, ripeto, del gestore privato o non privato, l'acqua pubblica non si è realizzato questo concetto solidaristico e di bene pubblico. Noi cosa avremmo avuto oggi? Atteso che il prezzo dell'acqua in fase di gara derivava da un sistema, da un calcolo, da un sistema, diciamo, da un algoritmo. Se l'acqua ce l'hai e ce l'hai a un prezzo minimale, mettendo a rete Vivona, Santo Stefano e compagnia discorrendo, è evidente che noi avremmo avuto un prezzo dell'acqua ad Agrigento come negli altri, una tariffa sostanzialmente unica, ma avremmo avuto una tariffa bassa. Così non è accaduto. Temo che Girgenti Acque non abbia fatto, secondo me, adesso qualcuno mi dice che lo sta facendo in questo momento, le diffide ai comuni che non avevano conferito, ma il vero tema è stato lì, cioè non aver messo a sistema tutta l'acqua che c'era nel bacino e in quel modo abbassare realmente le tariffe. Perché ho più volte detto che per me l'enunciazione pubblico-privato ha senso se diventa sostanza. È pubblica un'acqua secondo la quale noi dobbiamo continuare ad avere un servizio che non ha una continuità? Non c'è continuità. 24 ore su 24 ore dovrebbe arrivare l'acqua ai rubinetti delle nostre case. Arriva, non arriva. È concetto pubblico il fatto che noi dobbiamo pagare l'acqua al prezzo che la paghiamo oggi, atteso che c'è un comune vicino che la paga un ventesimo rispetto a noi solo perché c'ha la fonte che ricade nel suo bacino territoriale, nel suo confine? Allora non ha senso. Ad Agrigento, mi riferisco al bacino dell'Agrigentino, purtroppo per il fatto che molti comuni non hanno trasferito le proprie reti, noi stiamo vivendo un costo dell'acqua alto e l'assenza sostanziale degli investimenti. Poi l'interdittiva, vicende di questo tipo seguiranno le vie che devono seguire, dei tribunali e, diciamo, dei rami dell'amministrazione che sono più idonei a raccontarlo, però il vero tema dell'acqua, pubblica o non pubblica, noi lo risolviamo nel momento in cui il concetto solidaristico e l'idea di fondo che scaturì dalla legge Galli la rendiamo realmente operativa. Oggi non lo è. Il consorzio universitario della provincia di Agrigento, anche se la provincia come socio è fuoriuscita da tempo dalla compagine societaria, mentre il comune di Agrigento ha mantenuto saldo il timone, nel senso che è assurto a primo interlocutore istituzionale dello stesso consiglio di amministrazione del consorzio universitario di Agrigento, intestandosi anche delle battaglie dirette verso la regione e verso soprattutto il socio di maggioranza, che è l'Ateneo di Palermo, l'Università di Palermo.
Ebbene, grazie a tale perseveranza, oggettivamente intesa come tale, adesso avete espresso apprezzamento su una inversione di rotta da parte dell'Università di Palermo per la riattivazione di alcuni corsi di laurea fondamentali che salvano sostanzialmente il presente e il futuro dell'Università ad Agrigento. Questa è una buona notizia, arrivata in un tempo, dici bene, cioè ci fu un momento in cui c'era la lotta per sfuggire dalle responsabilità e quindi gli artifici allora messi in campo dalla la reggenza commissariale della provincia, ex provincia di Agrigento, attuale libero consorzio, per il comune di molti comuni sono andati via. Per il comune di Agrigento è stato obiettivamente un sacrificio di ordine finanziaria, però l'idea che l'università rimanga nella tua città è un'idea che devi assolutamente coltivare, costi quel che costi, ed è quello che abbiamo fatto. Anche attraverso tentando di sperimentare delle collaborazioni con università diverse da Palermo. Oggi l'annuncio di queste nuove realtà di corsi di laurea che si istituiscono una volta approvati dal Ministero evidentemente danno speranza e danno prospettiva al Consorzio, ma soprattutto consentono, attraverso i corsi di laurea che sono stati annunciati, che sono particolarmente legati al territorio, quando anche una parte hanno carattere generalista, e quindi io penso che questo sia una buona idea di futuro per l'Università d'Agrigento. Una ferita ancora sanguinante, e lo avete manifestato recentemente, è il 30% degli incassi nella Valle dei Templi scippato, strappato al Comune di Agrigento dalla Regione, nel senso che adesso la Regione assorbe il 100% dei ricavi dalla vendita dei biglietti di ingresso nel sito archeologico della Valle dei Templi ad Agrigento. Per tale ragione la Sagra, o la Festa del Mandorlinfiore, lo organizza da 2 anni l'ente Parco Valle dei Templi. Per tale ragione, ancora più recentemente, e mi riferivo a ciò, anche le luminarie natalizie nel centro cittadino di Agrigento in via Atenea hanno risentito di tale decurtazione. Sì, nel tempo le luminarie le faceva il Comune, li faceva utilizzando i fondi del sbigliettamento a cui tu fai riferimento. L'anno scorso fu il primo anno per cui questa operazione, grazie diciamo alla presenza con voto consultivo del sindaco all'interno del Consiglio del Parco, non avendo più questo 30%, si onerò l'ente parco di farle. Anche l'anno scorso le luminarie, purtroppo, nonostante il Comune ci pensò per tempo, furono realizzate con ritardo. Quest'anno il bis con ritardo, nonostante le richieste siano state fatte nel mese di settembre. Per il prossimo anno non accadrà più, perché non dovessimo poter procedere in questo modo, troveremo delle fonti alternative che mi auguro possa essere per esempio l'imposta di soggiorno, se in quanto avremo gli strumenti contabili che ci consentano di spenderla. Però il principio secondo cui il bene principe di una città, di una realtà territoriale, vede completamente fuori anche dalle possibilità di spendita di risorse che arrivano da quel bene principe, che è un bene pubblico, Valle dei Templi, un bene pubblico, è qualche cosa, una sorta di antinomia, che è stata, si è potuta realizzare grazie alla grettezza, dico io, questo è il mio punto di vista, di una classe dirigente di quel tempo, di deputati anche di lungo corso, che hanno giocato da sempre all'idea del tanto peggio tanto meglio, piuttosto che invece alzare barricate se tolgono qualcosa dalla propria città, dal proprio territorio, cioè qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che accade in altre parti d'Italia. Raccontavo l'altro giorno a cari amici come per esempio i comuni dell'intorno Garda sono dei comuni i cui sindaci sono tra loro in grande competizione, però hanno rete, fanno squadra, fanno in modo che le risorse da quell'area non sfuggano, e ciascuno però cerca di posizionare il proprio comune. E così anche la deputazione, sia quella regionale, lì ci sono i consiglieri regionali, vengono chiamati non deputati regionali,
anche quelli fanno grande lotta per avere risorse su quel territorio. Qui sembra che la lotta invece sia fatta da qualche deputato nei confronti del sindaco delle proprie città, per carità, con qualche invece debita eccezione. Io do atto, anche se siamo da posizioni completamente diverse, a qualche altro deputato, mi riferisco in questi giorni per esempio a Gallo, che ho visto molto attento e voglioso da questo punto di vista di tentare un recupero di queste risorse nei confronti della città, vedremo se accadrà. Però il fatto stesso che c'è un'azione che nasca in controtendenza rispetto ad altri settori dello stesso ambiente, ecco, questo diciamo lo si apprezza, il sindaco della città non può che apprezzare. Credo che qui ci sia la necessità di ripensare il rapporto complessivo tra, l'ho detto all'assessore Tusa a più riprese e a chi lo ha preceduto anche, in precedenza in realtà senza particolari fortune per noi. E ne ho parlato con Tusa, l'ho fatto anche col presidente Musumeci, cioè bisogna ripensare qui a questa idea di rapporto tra le realtà territoriali e quelli che sono il proprio parco, il proprio bene principe, se questo bene è di portata regionale e a titolarità regionale, ridisegnare un rapporto che sia virtuoso per i territori. Cioè non posso fare in modo che nel caso del parco, il parco ha tanti soldi da poter investire anche in attività le più disparate, vediamo tanti spettacoli, vediamo attività utile, per carità, di ricerca che si fa, e talvolta anche in maniera, se si vuole, spinta. E il territorio invece, il territorio sta alla finestra della difficoltà delle buche. No, credo che bisogna ragionare ad un rapporto che sia più virtuoso, a somiglianza di quella che è stata fatta in altre realtà territoriali. In verità la legge che istituì il Consiglio del Parco era una legge ben fatta, perché coglieva proprio questi aspetti. Purtroppo nel 2016 ci hanno pensato questi, diciamo, grandi visionari di sviluppo locale a fare il danno che hanno fatto. Squadra vincente non si cambia. In effetti, a differenza di sindaci che si sono succeduti prima di te, non hai per tua iniziativa cambiato alcun assessore comunale. Mimmo Fontana, Franco Miccichè, Beniamino Biondi e Giovanni Amico si sono dimessi e hanno rinunciato per causa loro, di sua e di loro spontanea iniziativa. Maliziosamente, non hai debiti elettorali? Non ci sono debiti elettorali, ma noi partimmo con quell'idea, intanto, che indipendentemente da quelli che potevano essere movimenti consiliari, non dovevi andare a inseguire movimenti consiliari e cambiare squadra, perché non aveva senso. Rimani fedele al rapporto che hai con i tuoi elettori, quelli che ti hanno votato e che si aspettano alcune cose che puoi riuscire a realizzare, cose che poi non riesci a realizzare perché finanziariamente ti trovi in una condizione impossibile. Per quanto puoi stare al comune 14 ore al giorno, inevitabilmente quando le risorse non ci sono puoi efficientare il più possibile, puoi fare in modo di evitare il dissesto, cosa che abbiamo fatto fin oggi, ci siamo riusciti, non è detto che continueremo a riuscirci se si verificano queste condizioni generali che sono state dette un momento fa. Però l'idea che la squadra debba essere una squadra che abbia omogeneità di vedute e che non sia figlio di trattative continue, snervanti, anche perché cambiare assessori significa anche non avere quelle economie di apprendimento che un assessore che sta in un ramo ha nel tempo, no? Devi ripartire da zero. Tu hai fatto il nome di quattro assessori che avevano la mia stima e fiducia elevatissima, continuano assolutamente ad averla, ciascuno per ragioni diverse, in un tempo diverso, hanno dovuto fare scelte diverse in sintonia. Però tutti quanti, come avrai potuto aver modo di notare, nota la gente, sono rimasti nel progetto politico, nel senso che continuano a dare contributi. È il caso per esempio di Giovanni Amico, è il caso di Mimmo Fontana, che a più riprese
è sempre, diciamo, generoso nei consigli e nelle indicazioni che sono assolutamente utili, perché parlo di gente che ha un elevato livello di competenza nei rami intanto di cui si sono occupati, anche per le esperienze che vivono fuori dalla vicenda, hanno vissuto fuori dalla vicenda amministrativa. E credo che questo sia assolutamente un punto, da un lato, di forza. Capisco che può diventare anche un punto di debolezza se la giochi sul piano della cattura del consenso spiccio, per cui gli assessori possono diventare veicolo di consenso cambiando. Però hai fatto questo e vuol dire che hai guardato alle elezioni, ma non avrai guardato alle cose che vuoi lasciare, alle tracce che vuoi lasciare. Ricordo con il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, la registrazione di alcune puntate di Tema negli anni 2013-2014, quando il sindaco Firetto è stato deputato regionale, peraltro primo degli eletti nell'Agrigentino alle elezioni regionali dell'ottobre 2012. Ebbene, nell'occasione di tali puntate di Tema risalenti al 13 e al 2014, a domanda il sindaco Firetto ha risposto non esprimendo un giudizio lusinghiero sul governo Crocetta dell'epoca. Adesso pertanto uso tale premessa per rivolgere la stessa domanda. Qual è il tuo giudizio adesso da politico e da sindaco di Agrigento, ma da politico soprattutto nei confronti del governo Musumeci, anche nell'ambito dei rapporti tra il comune di Agrigento e la porta regione? Quell'esperienza in cui io partecipai da parlamentare regionale, in quel momento conservavo anche la carica di sindaco del comune di Porto Empedocle, fu un'esperienza non bella, nel senso che si vide subito all'inizio di quella attività amministrativa di governo regionale, certamente una grande azione di annunci, di... ci si mosse sull'onda della necessità di annunziare molto, di andare spesso in televisione e vedersi poco in realtà, sia nelle aule parlamentari sia anche a Palazzo d'Orlea. E quello era lo stare da Giletti in continuo per avere, per carità, anche una grande visibilità, ma una scarsa contezza di fatti concreti realizzati. Eppure fu una stagione che tentò di avviare, non tutto, diciamo, bisogna avere l'onestà intellettuale di dirle le cose, fu una stagione che tentò anche di scoperchiare pure qualche pentola maleodorante che alla regione siciliana in quel momento c'era, però l'idea di fare le rivoluzioni solo per annuncio e attraverso l'idea secondo la quale metti tutti sul banco degli imputati tutto ciò che c'è stato, è un'idea che evidentemente non ti porta alla lunga lontano e arriva sempre, come si dice, quando vuoi giocare la partita del puro, arriva sempre qualcuno che è più puro di te che ti è pura, e in qualche modo è questa la vicenda di quel governo. Se posso oggi, con il dovuto distacco di tempo, dire che fu un'esperienza dalla quale io mi tirai fuori, perché la compagine che mi aveva visto eletto sin dal primo momento aveva scelto la via del governo politico, salvo poi si rimediò su quello tecnico, ma perché? Perché ci furono alcune indisponibilità. Io appartengo a coloro che in quel momento fece il gran rifiuto alla Celestino V, nel senso che disse allora il responsabile nazionale del mio partito che non sarei stato nella disponibilità di entrare nel governo Crocetta sin dalla prima parte, perché intanto questo significava lasciare l'esperienza di sindaco che in quel momento avevo, e avevo detto ai concittadini che non l'avrei fatto, e quindi fui in qualche modo, da un lato tenni fede ad un impegno che avevo assunto con gli elettori, per altro verso invece non ero affatto convinto che imbarcarsi era cosa buona, volevo capirne di più. Quando ne capii di più, compresi che dovevo dimettermi anche da deputato e tentare di fare altre cose. Il rapporto con il governo Musumeci. Con Nello Musumeci siamo stati parlamentari insieme e devo dire che c'è stato sempre vicendevolmente, pur da posizioni politiche che
evidentemente non sono uguali ma sono diverse, c'è stato sempre un grande rispetto e abbiamo anche sposato in maniera cruenta talvolta anche delle battaglie in posizioni opposte. Devo dire che il primo anno di vita di questo governo è l'anno del rodaggio, quindi assumere compiutamente un giudizio sul governo è certamente prematuro, in un verso o nell'altro. Ho visto fare alcune cose buone, alcune meno buone, alcune cose buone riguardano noi. Ricorderai che l'attività che facemmo sul fronte della cattedrale, non riuscendo con la fine del governo Crocetta, nonostante io avessi stalkerizzato Crocetta, non ci riuscimmo, e anche allora l'assessore regionale di riferimento di questa città che si occupava del ramo, non ci riuscimmo. Bene, credo che con Totò Cordaro e con Musumeci questa operazione è andata avanti, abbiamo visto uscire finalmente il bando per quanto riguarda il pendio. Noi abbiamo scardinato tutto, quando dico noi mi riferisco al comune di Agrigento e all'arcidiocesi, perché aver disincagliato il corpo di fabbrica, già non ne parliamo più di cattedrale perché ormai ci sono i lavori in corso, ma ricordiamoci che battaglia abbiamo dovuto mettere in piedi. Il fatto adesso il governo ha annunciato l'aver appaltato la progettazione del pendio è un passo avanti utile, non è la grandiosità e il merito finale se lo potrà assumere realmente questo governo nel momento in cui saranno concretamente appostate le risorse per l'intervento una volta progettato. Quando appalteranno i lavori per la messa in sicurezza del colle, a quel punto possiamo dire che il merito è compiuto. Sul piano dei rifiuti è vero, questo governo sconta ritardi rispetto, diciamo, nati dal passato, però bisogna fare in fretta. Io ho stima, non conoscendolo profondamente, di Piero Bon, che vedo molto presente anche nel contatto con le municipalità, con noi in particolare, vedo nei confronti di Agrigento una grande attenzione. Però questa attenzione deve essere tramutata in impegni concreti e in atti concreti. Cioè noi dobbiamo finalmente dire agli agrigentini: i vostri rifiuti non andranno più a Bellolampo e bisogna attrezzare strutture che se li ricevano a più basso costo e in un intorno geografico che non sia quello né di Enna né peggio ancora di Bellolampo. Hanno promesso una discarica per ogni provincia. Una discarica per ogni provincia, avviamolo da subito. Ecco, anche qui l'annuncio può essere utile, la concretezza è necessaria. Bene, in conclusione dell'odierna puntata di Tema, a cavallo tra il 2018 e il 2019, il tuo messaggio rivolto soprattutto ai concittadini agrigentini nel segno dell'auspicio, in occasione dell'avvento del nuovo anno. L'augurio è questo. Ogni anno, ragionavo stamattina, ogni anno è, quando si approssima la fine dell'anno nascono i tempi della riflessione, mentre sei intaffarrato, affaccendato a fare mille cose. Per esempio, per chi amministra, la chiusura di un anno è un tempo veramente dove sei sull'ottovolante, no? Fai tantissime cose per chiudere l'anno e anche gli impegni di spesa, una serie di vicende che devi portare a compimento. Però è anche il momento in cui ti concedi delle riflessioni, no? Te lo fai la sera, lo fai a casa, negli ultimi dell'anno succede questo. E ragioni su cosa ha significato per te quell'anno, cosa ha significato per te il 2018, non solo come cose che raggiungi dal punto di vista amministrativo o fatti, ma anche per persone che conosci, che ti accade di conoscere e di cui ti arricchisci, perché l'amicizia riesce a valorizzare anche le persone che incontri in un certo anno, e guardi pure le cose che sono accadute, cose belle, cose meno belle. Me ne sono accadute quest'anno tantissime, ne sono accadute di belle, molte, e anche penso di traguardi amministrativi non opportunamente forse valorizzati neanche pubblicamente, ma che
hanno necessitato di grosso lavoro, grosso impegno, e in cuor tuo sai di aver fatto una cosa che era utile e buona, che si è realizzata. E poi ti è accaduto anche di avere delle cose meno belle, rispetto alle quali ti devi atteggiare anche quando le ritieni profondamente ingiuste, profondamente ingiuste. Ti devi attrezzare con la pazienza, con tanta prudenza, e attendere che il tempo, che il galantuomo faccia il suo corso e possa farti vedere anche in quello, diciamo, rimettere tutto al posto, al giusto posto. E quindi l'augurio che vale per me, ma vale per ogni mio concittadino, per ogni agrigentino, è questo: facciamo in modo che si possa imparare dall'anno che ci sta per lasciare, si possa imparare tanto. Magari è stato un anno in cui poi per taluni è significato anche la perdita di affetti, di persone care, sono la cosa più immane, il dolore più immane che ti possa capitare, indipendentemente dalle tante cose della vita. E però guardiamo al 2019 pensandolo come l'anno che possa realizzare i sogni che abbiamo nella nostra testa. Ciascuno di noi ha tanti elementi di forza, un amico, un parente e soprattutto i propri sogni di cui si alimenta. Ecco, facciamo in modo che questo alimentarsi possa essere utile per ciascuno di noi, e ciascuno di noi, ciascun agrigentino, possa nel 2019 raggiungere i sogni che ha nella testa. Questo lo auguro dal profondo del cuore, e lo dico senza poesia, perché penso che nella vita la grande forza che ciascuno di noi debba avere è di non essere cane rabbioso. Ci sono tanti cani rabbiosi che pensano che abbaiando all'altro, mordendo alle caviglie l'altro, ci si possa rigenerare e dare lustro alla propria presenza. L'abbaio non ha mai dato lustro a nessuno, semmai penso che la parola di conforto, o ancora di più, gioire dei successi degli altri, di chi ti sta vicino, dei tuoi amici, dei concittadini tuoi, sia la cosa più bella che possa accadere. Questo aiuta tutti. E quindi l'augurio di cuore è che ciascuno realizzi i sogni che ha nella testa. Bene, grazie ai telespettatori per la cortese attenzione, grazie al sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, per essere stato ospite di Teleacras. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema.